La sconfitta contro il Pisa non ci voleva per il Perugia. Alla vigilia di due trasferte consecutive, sui campi di Nocerino Avellino, due delle candidate a salire di categoria. Ma le preoccupazioni di Battistini sono altre dopo la settimana terribile che, oltre a far perdere l'imbattibilità in campionato, si porta dietro conseguenze pesanti sul piano degli infortuni. Oltre a Matteo Oliviero, le cui condizioni saranno valutate verosimilmente nei primi giorni della prossima settimana, a Nocera mancherà pure Diego Cenciarelli, che nella gara interna contro l'Aquila di Coppa Italia ha rimediato una brutta botta al ginocchio. Il Perugia non ha problemi di attacco, ha sempre segnato fino a questo momento, anche se nelle ultime partite è rimasto sempre appeso alle prodezze di Matteo Politano. Il problema semmai è far ingranare Ciofani e Clemente. Il primo è fermo al gol all'esordio contro il Benevento, il secondo non ha ancora segnato, anche se la rete in Coppa Italia contro l'Aquila fa ben sperare. Il 4-2-3-1 ha bisogno delle invenzioni del capitano, perché se da una parte Politano garantisce gol, serpentine e cross pennellati, dall'altra parte si soffre un po' con Rantier che viaggia a corrente alternata e Moscati spesso sacrificato a sinistra. Non è un rebus, per carità, però è chiaro che il Perugia dovrà sfruttare gli esterni per valorizzare le potenzialità di Ciofani, cosa che permetterebbe a Clemente, spesso marcato a uomo, di avere qualche metro libero in più a disposizione.